Benvenuti al terzo episodio di Over Here, terza stagione. Qui con noi c'è Fabrizio Rinaldi, che è qua presente grazie anche a un buonissimo gin, no, amaro, no, analcolico. Analcolico, no, scherzo. Contestualizziamo, sono le 2 del pomeriggio dopo pranzo di sabato, quindi sembrava comunque l'ora, sì, dell'amaro. Esatto. Certo. Ottimo bitter note. Che sponsorizza il podcast, ovviamente l'abbiamo ripreso da una festa di ieri sera. E, Fabrizio, ci vuoi raccontare un attimo chi sei, velocemente, cosa fai? Certo, mi chiamo Fabrizio Rinaldi, su Twitter e Instagram mi trovate come Dude Rinaldi. Ho un podcast di discovery, diciamo, pseudoscientifica e tecnologica che si chiama Innovation Waves e lavoro nel campo dell'innovazione digitale in un'azienda di moda che è Versace. Ottimo. E vabbè, partirei subito un attimo sulla tua esperienza educativa. Cosa hai studiato, e quale università hai fatto e cosa hai fatto, diciamo, prima di diventare Digital Innovation? Allora, il percorso dovrebbe iniziare proprio dall'inizio. Quindi io nasco all'estero, a Lussemburgo, e nei primi 10 anni della mia vita ho vissuto un po' attraverso in giro per l'Europa con la mia famiglia. Ho avuto occasione appunto di essere molto spesso quello che doveva integrarsi, se vogliamo, nei vari contesti culturali in cui veniva ripiombato. Mio padre non lavorava al circo, ma lavorava in banca, all'ispettorato, quindi ogni tanto dovevamo spostarci ogni 3 anni mediamente. Circo finanziario. Praticamente la stessa cosa. Riapprodiamo, perché la famiglia è originaria di Napoli, comunque italiana, riapprodiamo in Italia nel 95-94, dove ho proseguito gli studi a Napoli, poi finito parte delle superiori ad Ancona e iniziato l'università ingegneria gestionale, con ingegneria dei processi gestionali a Bologna. Bologna per me il primo anno è stato praticamente, se vogliamo, l'equivalente del paese dei balocchi per Pinocchio, quindi onestamente il primo anno di Bologna, oltre che fondamentale per l'amicizia che ho creato e i legami che ho creato dal punto di vista accademico, forse quasi inesistente, meglio il secondo anno, di fatto dopo varie peripezie, tra l'altro in quel periodo avevo iniziato anche a lavorare perché preferivo, cioè mi è sempre piaciuta l'idea di rendermi indipendente, ho sempre avuto questo istinto. Mio padre molto concretamente mi dice, loro intanto si sono trasferiti, quando mio padre è andato in pensione nel Beneventano, come zona vicino a Benevento, in campagna, e ha questa brillante idea, e onestamente col senno di poi anche giusta, di chiedermi di trasferirmi a Campobasso e cambiare facoltà e fare economia. In un anno a Campobasso mi laureo, quindi recupero. Quindi fai tutti gli esami in un anno? Un po' preso dalla disperazione, nel senso, voglio anche rassicurare i molisani e anche a nome dei molisani confermare che il Molise esiste ed è una bellissima regione, però onestamente Campobasso, ecco, se la confronti con Bologna dal punto di vista di stimoli, ma anche dal punto di vista proprio dal punto di vista umano, perché io ho faticato tantissimo anche a relazionarmi con le persone, pur avendo cambiato 11 città nella mia vita. Forse Campobasso è stato quello in cui ho avuto più difficoltà a integrarmi, proprio perché le colleghe non rimanevano a studiare perché dovevano tornare a casa, perché magari i padri erano molto attenti e protettivi nei loro confronti. I colleghi maschi, quasi che non c'era questa cultura del rimanere a studiare all'università, c'era sempre questa ansia di dover ritornare a casa, spesso prendevano le corriere e tornavano nei paesi nei dintorni. Quindi questo per giustificare quanto è stato facile in realtà poi portare avanti gli studi, perché onestamente le distrazioni c'erano molte meno, anche se c'era anche un gruppetto di Erasmus spagnoli con cui ci siamo fatti. Gli spagnoli mancare. Si sa che sono in belle feste. Anche li devi cacciare di casa, perché sennò non se ne andrebbero mai praticamente. Laurea, però, perché ho menzionato il discorso laurea in economia? Perché in realtà avevo già pianificato un master ad Ancona in business management, in inglese, e avevo già iniziato durante l'anno di Campobasso a frequentare alcune lezioni ad Ancona, perché volevo portarmi avanti e cominciare subito a dare gli esami una volta iniziato la specialistica, scusatemi, non master. E
Fatto sta che succede una cosa strana, questo è un aneddoto forse molto particolare della mia vita, dove di fatto a un certo punto si accorgono che uno degli esami che avevano convalidato nel trasferimento da Bologna a Campobasso in realtà non andava convalidato, quindi mi slitta la sessione di laurea di 4 mesi e perdo la possibilità per una questione di tempistica di dare gli esami su ad Ancona. Periodo molto buio della mia vita, nel senso che non vedevo l'ora di andarmene via da Campobasso, con tutto il rispetto ancora per la città, ma avevo comunque ambizioni maggiori. Quindi vedere questo ritardo e vedermi tagliato, di fatto perdere l'anno in più che avrei invece potuto ottimizzare spostandomi ad Ancona, mi ha fatto rosicare non poco, tant'è che pensieri molto scuri e oscuri in quel periodo, come tanti nel percorso universitario, ci sono dei momenti in cui, anche quando ci metti la tua di volontà, ci sono sempre dei fattori esterni con cui devi avere a che fare. Che questo forse è una delle lezioni di vita fondamentali e più importanti, è sapere anche spingere oltre quei momenti lì e avere un po' di resilienza. Fatto sta che alla fine ottengo la laurea e anche lì dimostrazione del fatto che comunque la ruota alla fine gira sempre. Quell'estate in cui stavo ripianificando appunto il trasloco ad Ancona per andarmi a spostare ad Ancona, mi capita questa opportunità, e qui finisce il percorso accademico, di iniziare in una startup a Roma, specializzata nell'influencer marketing e nel digital advertising. Quindi questo è stato il percorso, diciamo, dal punto di vista accademico e di studi, quindi economia, Ottimo. diciamo. Quindi sei dottore in economia. Ok. Io volevo fare una domanda, dato che sei partito poi da un po' quando eri piccolo e ti sei spostato molto. Una breve domanda personale. Ho un amico che poi abbiamo intervistato in passato che per lavoro ha girato molto e la questione per lui non è mai stata personale, ma è sempre stata per i figli. Magari iniziano appunto i primi anni di vita in un paese, poi vanno in un paese totalmente diverso. Secondo te, com'è per un bambino e poi magari per un giovane ragazzo così tanti cambi? Cioè, quando tu poi arrivi, magari appunto quando sei piccolo è un po' tragico, quando tu poi arrivi a 20 anni, 25 anni, secondo te è stato positivo o comunque qualcosa di difficile? È una domanda difficilissima perché tutto dipende dal carattere del bambino. Ci sono bambini, come nel mio caso, che riescono a trasformare quelle esperienze anche negative o traumatiche in eventi positivi e lezioni di vita, e anche magari se non le noti neanche nel momento stesso, come capita spesso nelle decisioni dei nostri genitori, per i quali urliamo: non avreste mai dovuto partorirmi, vorrei non essere vostro figlio, siete, eccetera, eccetera. Poi alla fine in realtà ti rendi conto che col senno di poi molte decisioni, anche se non volontariamente necessariamente con te davanti come priorità, a te hanno beneficiato. Quindi ti direi la risposta è assolutamente sì, sono estremamente positive, anche se nel momento in cui le vivi con qualsiasi evento negativo, uno dei temi che tratto sempre è quello del fallimento, no? Dobbiamo ricordarci che bisogna saper cadere per potersi rialzare, ricordarsi che comunque non c'è mai fallimento se impariamo da quello che ci è accaduto. Questa cosa è valida ed è vera, purtroppo ti dico, perché l'ho vissuto anche in famiglia, siccome ho due fratelli più grandi, ma è come avere due padri in più, perché hanno 18 e 16 anni in più di me, ho visto proprio la differenza di approccio e di modo di affrontare più o meno lo stesso percorso di vita, perché poi alla fine l'hanno fatto in fasce di età diverse, forse più delicate, quando sei piccolo lo vivi con più ingenuità e sei più flessibile mentalmente. Se lo fai da adolescente, ovviamente perdere gli amici che avevi durante la fase adolescenziale è forse la cosa più traumatica. Però tutto sommato è quello che nella mia vita mi ha aperto la testa, mi ha reso curioso, mi ha sviluppato una capacità di integrarmi e capire le nuance culturali delle altre persone, oltre che se vogliamo un po' di intelligenza emotiva nel sapersi interfacciare con gli altri. Oltre che aver reso onestamente me, nel percorso di vita, sempre quello che aveva qualcosa di interessante da raccontare. Questo è vero, mi ha aiutato tanto, perché ovviamente hai sempre un bagaglio di informazioni e esperienze che comunque rispetto ai coetanei è un valore aggiunto. Sì, di sicuro hai avuto un'esperienza su diverse culture, quindi di sicuro hai sempre un punto di vista diverso e poi hai sviluppato la capacità di adattarsi a qualsiasi ambiente, che secondo Esatto. me ha portato un vantaggio dopo anche in qualsiasi settore in cui andavi a operare. Sì, se vogliamo quello che faccio oggi, che di fatto richiede un mindset molto specificatamente simile al mio, non dico che il mio è perfetto in quell'ambito,
però avere quella capacità di adattarsi al cambiamento, vedere i problemi magari come opportunità e lavorarci in maniera risolutiva, senza lasciarsi scoraggiare, ha sviluppato sicuramente degli aspetti caratteriali che sono utilissimi nell'ambito in cui opero. Ce ne sono tanti altri ovviamente oltre questi. Bene. Volevo chiederti, tu hai detto che sei arrivato alla fine come dottore in economia. E che si poi... dice per la triennale, dottore, a proposito. Sì. Mi sento degno. Non ce lo sentiamo, però siamo tutti dottori. E poi sei andato in una startup, hai detto. Come hai fatto a passare dalla startup fino ad arrivare a un'azienda come Versace? Se vuoi raccontarci questo percorso che sì, hai fatto. Sì, è lungo, però la premessa che faccio è che in realtà è un consiglio che do a tutti. Se dovete iniziare in un contesto, piuttosto che iniziare in un contesto strutturato che vi di fatto farà un brainwashing di quelle che sono le vostre potenzialità, iniziate in un contesto destrutturato, come può essere quello di una startup o di un'azienda a conduzione familiare, anche se ci sono dei limiti anche in quell'ambito lì, ma dove avete libertà di spaziare, perché voi inizio carriera come tutti, e uno dei libri che poi propongo come principio base è proprio quello, siamo un po' delle spugne che ancora devono formarsi in termini di skill verticali. Poi per me il concetto di skill verticale utile fino a un certo punto, perché nella società moderna forse è più importante saper spaziare tra più temi, perché quello è il valore aggiunto che porti in azienda, no? Se hai una passione musicale e una passione scientifica e sei al tavolo con altre persone che fanno solo moda, forse sei veramente quello che può portare un valore aggiunto in quell'ambito. Il consiglio che do è appunto iniziare dalla startup, perché è quella in cui cresci più velocemente e hai possibilità di sporcarti le mani con grande accountability, sì, però con poco rischio di errore, perché alla fine non c'è nessuno che ti giudica particolarmente in maniera particolarmente aspra per gli errori che fai, quindi quasi l'errore nel mondo delle startup è quasi incentivato, nel senso che è tutto un mondo in evoluzione, quindi devi sempre scoprire nuovi business model, nuovi modi di operare. Un esempio banalissimo, una delle attività che avevamo lanciato in quel periodo era una business unit che aveva come core activity di fatto una piattaforma di blogging, quindi un WordPress della situazione. Dietro questa piattaforma di blogging avevamo creato una community in Italia di circa 3-4 mila autori che di fatto scrivevano sui propri blog personali, ma a cui davamo anche la possibilità di scrivere contenuti extra a pagamento, perché noi come business model avevamo trovato una grossa fonte di revenue nel capitalizzare su quelle che erano le keyword con cui la gente cercava su Google. Vi spiego tecnicamente come funzionava. Tu dagli insight di Google potevi ottenere quali erano i trend, le keyword più ricercate in un dato periodo. Se c'era uno spike di interesse verso Covid-19, di conseguenza tu potevi iniziare a scrivere contenuti su Covid-19 ed eri uno dei primi a proporre contenuti. Quindi se qualcuno cercava su Google, molto realisticamente tu eri top delle chiavi di ricerca, eri top nella lista. All'epoca era diviso in pagine, quindi eri tra i primi della prima pagina, e quel traffico lo convertivi in advertising, perché ovviamente avevi pubblicità intorno al sito che raggruppava tutti questi contenuti. In più erano contenuti evergreen, quindi avevano questa caratteristica di essere validi quest'anno, ma anche l'anno prossimo e tra 3 anni. Quindi nel lungo termine, se pagavamo quell'articolo 6 euro di advertising, ci guadagnavamo 30 euro mediamente nel corso di 3 anni. Qual è la cosa interessante? Che in quel periodo mettere su questa struttura, con questa modalità operativa, trovare una società esterna che ci facesse la definizione di quelle che dalle keyword dovevano essere i contenuti dell'articolo, quindi l'articolo si trasformava in un brief per la nostra community, ma prima di diventare un brief dovevamo spiegare che cosa volevamo che scrivessero, per essere precisi. Poi una volta che scrivevano dovevi moderare questi contenuti, e quindi vai a trovare anche una società che ti va a fare moderazione quando tu hai 19 anni, 20 anni, no, che sto dicendo, 23 anni, quando hai 23 anni e di fatto hai zero esperienza anche solo nel chiamare un fornitore e chiedergli un preventivo. L'altro grande challenge in quel periodo era la società che faceva moderazione si lamentava del fatto che non era in grado di gestire i volumi che facevamo, perché parliamo di 50.000 articoli al mese che scrivevamo, e quindi mi chiedevano dei sistemi previsionali per poter assegnare le risorse a quel processo di moderazione nei tempi giusti, se dovevano lavorare di notte, di giorno, quante persone servivano a seconda dei volumi. Io questa cosa non la potevo stimare, perché non sapevo quanta gente avrebbe deciso di scrivere.
fortuna, un po' di passione trasversale nel mondo della matematica, più che matematica fisica in realtà dal punto di vista personale, però mi ingegno un po' e su Excel sviluppo questo algoritmo che praticamente ti sulla base dei numeri di articoli prenotati dalla community sapevo prevedere 24 ore dopo quanti articoli ci sarebbero stati da moderare, così siamo riusciti ad andare praticamente a non andare ad imbuto e quindi a lavorare tutti serenamente e a sviluppare questo progetto poi col boom che ha avuto. 2 anni dopo il progetto fallisce perché Google lancia Google Panda, che era l'algoritmo che aveva come obiettivo proprio chiudere questi siti, il traffico a questi siti che capitalizzavano solo sulle keyword di ricerca. In quel periodo mi accorgo insomma del business model che stava cambiando, inizio a cercare, siccome tra le attività marketing mi è sempre piaciuto, inizio a cercare aziende specializzate in digital marketing, in quel caso Wunderman, e si apre un'opportunità come social media manager per il cliente principale che avevano in Italia, che era Ford, e Francesco Carissimi, mio ex capo, mi assume dopo un'intervista, mi ricordo bellissima, che feci con lui, dove in realtà più che per le mie competenze e esperienza, cosa rara, mi assunse per quello che ci eravamo detti durante quella riunione. E da lì praticamente mi si è rivoluzionato il lavoro, perché sono diventato social media manager, mi occupavo di contenuti, anche se avevo sviluppato ovviamente esperienza nel mondo dei contenuti comunque, con un mindset più strategico e tecnico che creativo. E lì ho imparato il mondo creativo, perché sono entrato in un'azienda che di dinamiche creative ne aveva tantissime, anzi il peso della creatività in quell'ambito era il 50% rispetto a strategia, se non di più, forse il 70%. Fast forward 2 anni, una delle skill che metto sul tavolo in quel periodo è la capacità di integrazione, quindi inizio a interagire con gli altri mercati che lavoravano con Ford e chiedo: ma voi che best practices avete? Che contenuti state sviluppando adesso che magari possiamo riutilizzare noi? Perché noi non avevamo grandi budget. Dall'altra parte, noi abbiamo avuto questo video che ha avuto un successo incredibile, volete utilizzarlo anche voi? Vi diamo una mano, ve lo condividiamo? Creando questo meccanismo, se vogliamo, virtuoso di condivisione settimanale di contenuti, mi sono costruito un nuovo ruolo, perché la cosa fu notata a livello, l'agenzia si chiamava Wunderman, quella per cui lavoravo, faceva parte di un gruppo di agenzie che fanno parte di un grosso gruppo che si chiama WPP. Sotto WPP c'è anche Ogilvy, Mindshare, sono tutte agenzie specializzate in cose diverse. In quel periodo stavano formando un ibrido di agenzie per mettere insieme le teste, chiamiamole migliori, di tutte le agenzie per portare dei mindset creativi, strategici, di conoscenze media, tutte a servizio di un unico cliente. Quindi questa prima, chiamiamola business unit dedicata, fu creata a Londra ed era, doveva servire Ford per la comunicazione in tutta Europa. E quindi io entro in questo team, quindi assunto da Ogilvy & Mather a Londra, e mi occupo di coordinamento come director social media di tutte le attività di comunicazione per i social, quindi dal brief alla generazione dei contenuti, alla condivisione degli stessi e alla verifica delle performance dei contenuti e delle piattaforme social di tutta Europa, quindi con 26 persone sotto in Europa e 3 dirette a Londra con me, a gestire questa attività. Ancora avanti di 4 anni, mia e mia moglie decidiamo di avere un figlio e decidiamo che il contesto culturale di Londra non era proprio, nonostante ci avessi già vissuto anche da bambino, non era proprio il massimo per crescere un bambino. È una nazione, l'Inghilterra, che è ancora molto regionale nell'approccio e nella mentalità, è il periodo in cui avevano appena votato per Brexit, è ancora incentrata tanto, noi veramente stiamo bevendo un alcolico, ma per loro invece l'alcol è fondamentale, è forse il cerchio intorno al pub, il cerchio intorno al quale la cultura e la community si confronta giornalmente, quindi per noi onestamente per un bambino crescerlo in quel contesto non sembrava proprio il massimo, quindi decidiamo di rientrare a Milano. L'accordo qual è? Rientriamo, il primo che trova lavoro, prima di dire non rientriamo ancora, aspettiamo un anno. Il primo che trova lavoro ci trasferiamo e ho sul tavolo 3 agenzie diverse, tra cui scegliere con delle offerte, e per puro caso, anche qui una lezione importante, il mio ex capo mi passa il mio CV a un amico suo che era in contatto con il capo dell'HR di Versace all'epoca, che stava cercando esattamente un ruolo
come il mio, cioè una persona che venisse dal mondo delle agenzie, lavorare lato brand, si dice lavorare lato brand nel mondo della comunicazione, perché o fai agenzia o lavori lato brand. Di solito l'ambizione è sempre passare lato brand, perché in agenzia c'hai un po' questa ansia di vivere un po' degli umori del cliente. Quindi c'ha aspetti positivi, anche agenzia è un po' come il mondo delle startup, dove impari tantissimo perché trovi diversità, cosa che nel lato brand trovi di meno. E quindi questo passaggio per me diventa un no-brainer, perché perfetto step di carriera, azienda comunque di lusso e di lustro in termini di percezione, anche quindi per il mio CV, in più timing perfetto per il nostro rientro, perché Giulia avrebbe partorito 2 mesi dopo, e quindi ci trasferiamo e mi ritrovo in Versace. Io allungo sempre, quindi vi chiedo scusa. Anzi, hai fatto una panoramica perfetta. Io volevo farti una domanda che parte dall'inizio del tuo discorso ed è legata a quello che dicevi su cosa fare appena dopo l'università. Ho detto, vi consiglio di andare in un mondo magari un po' meno strutturato, dove potete più svariare, rischiare, fare queste cose qua. Sia io che, ma vabbè, in generale tutti, adesso stiamo cercando per l'anno prossimo qualcosa per fare un internship e poi eventualmente lavorare. E il dubbio che ci veniva davanti posto è se andare in un'azienda grande, come per esempio appunto come può essere Amazon, Google, così via, o cercare una startup più piccola dove sperimentare di più. E non sono riuscito a risolvermelo questo dubbio, diciamo. Anche perché quello che ho scoperto, sentendo anche un po' persone che appunto lavorano per esempio da Amazon, è che loro cercano poi di metterti in un contesto in cui tu puoi svariare tanto, scoprire, essendo un'azienda grande, scoprire poi qual è il tuo ruolo, se sei più portato per la parte tecnica, se sei più portato per la parte magari economica, manageriale. E quindi ho detto, ah cazzo, questa cosa mi piace, cioè vorrei fare questo. È ovvio che mi dà l'idea che sia una cosa, sì, dove ti fa svariare, ma più chiusa, diciamo, contestualizzata, mentre una startup, come dici, ti capita un problema che tu devi risolvere, non c'è nessun altro che può risolvere per te. E quindi sicuramente ti prendi più responsabilità, comunque più rischio. Quindi per noi, se vuoi, quale sarebbe un po' il tuo consiglio da questo punto di vista? Tu hai fatto un'osservazione giustissima, che il contesto Amazon, Google, Facebook, Snapchat, cioè delle aziende grosse, multinazionali, che hanno comunque un mindset, Facebook out, se vai nei muri degli headquarter di Londra, una delle quotes che ha è building bridges, not walls. Hanno un'identità, lato HR, e un mindset che ti può far crescere come il mondo della startup. Anzi, operano quasi come delle business unit che indipendentemente lavorano come startup. Non incentivano competizione tra le persone, ma una sana voglia di cambiamento e crescita. Quindi quelle aziende in realtà sono il contesto ideale in cui andare. Qual è il problema? Come le università di lusso, i posti sono limitati, quindi quelle società, salvo casi particolari della vita e grosse opportunità, è molto difficile riuscirci a entrare, perché magari vorranno, scusatemi se uso delle banalità o perché non sono assolutamente un classista né nulla, però università prestigiosa, voti massimi e magari anche un'esperienza, cosa assurda per uno stage, comunque magari un contesto di esperienza. E c'è quei pochi che hanno quel mix di skill e caratteristiche, magari vengono preferiti. Io all'epoca, l'anno in cui mi è capitato quell'estate di ottenere quel lavoro in quella startup, di puro caso, anche lì era la startup di un ex collega di mio fratello, quindi mio fratello mise il CV sul tavolo di lui, feci 2 o 3 step di colloqui e piacqui. Avevo provato uno di quei, io da primo anno di università che mandavo curriculum in qualsiasi azienda, mai ricevuto risposta, avevo provato uno di quei colloqui di gruppo di L'Oreal, dove fanno quei business challenge eccetera, che mi sembrava sempre, sai, che figata, fantastico eccetera, invece pure lì alla fine mi sono trovato con dei geni, ok, a fare un colloquio di gruppo, perché onestamente ci sono persone che sono estremamente skillate, estremamente migliori di noi, magari non a 360, non su tutto, però ci sono, e allora come fai a non scegliere quelli? Oppure magari semplicemente quei colloqui lì possono non essere necessariamente trasparenti e belli come invece immaginiamo dall'esterno, no, che siano.
Quindi onestamente io l'ho vissuta come una buona esperienza, perché era un'esperienza, ma finì male perché non fui selezionato e va anche mandato a casa senza un feedback, senza nulla. Quindi poi hai perso una giornata intera a Torino a fare praticamente dover parlare sopra gli altri, perché altrimenti se non parli troppo sei timido e introverso, se parli troppo allora sei arrogante, allora non sai come bilanciare, non riesci a essere te stesso in quei contesti lì. Quindi per dire, alla fine in quei posti lì, che magari sono quelli dove ambiamo di andare a lavorare quando siamo all'università, poi alla fine non è detto che siano i migliori. Dall'altra parte non è detto che ci siano sufficienti posti, quindi a un certo punto dinamiche dominanti di Nash, se avete visto Beautiful Mind, dovremo anche essere concreti e focalizzarci su quelle che sono intanto al nostro tiro. Poi bisogna essere ambiziosi, per carità, purché l'ambizione non cada anche lì sui piedi e sulle teste di altre persone, però il tuo percorso alla fine secondo me esce fuori comunque, e nel medio lungo termine comunque bisogna solo avere pazienza, essere anche umili nell'accettare le sfide che ti si mettono davanti, cercando l'altra cosa che dico sempre, e forse mettiamola tra le quote di Fabrizio Rinaldi, io ho sbagliato il 100% dei tiri che non ho preso, quella è l'unica certezza che ho, quindi il mio vero rimpianto sono le cose che non ho fatto. Se non chiedi non ottieni, cioè tutti questi modi di dire. Io poi ho fatto sport tanti anni, ho fatto calcio, adoro il basket, adesso faccio arti marziali, faccio sport da combattimento, faccio Muay Thai da 4 anni e la cosa che mi hanno insegnato era proprio quello, cioè se tu non prendi quel tiro non entrerà mai. È ovvio, tirerai, sbaglierai, ma quei 9.000 tiri sbagliati, come diceva Michael Jordan, poi alla fine ti portano a vincere i campionati e gli anelli. Quindi nel periodo stage veramente non possiamo avere la puzza sotto il naso, e ti devo dire la verità, con tutto che vediamo con estrema criticità e in senso con estrema negatività, il fatto che magari il secondo anno ci offrono poco in più di crescita, nel caso mio è una botta di culo perché il mio stage durò tre mesi e al sesto mese avevo già raddoppiato il mio stipendio, cioè il mio primo stipendio era, lo stage durava 6 mesi ed era di 500 euro al mese, un rimborso spese. Dopo 3 mesi mi propongono già l'assunzione, determinato di un anno con 700 euro al mese. Dopo il sesto mese mi propongono l'indeterminato a 1.200 ed avevo 23 anni. Cioè, quindi non aver detto no e aver provato tutto e non essermi spaventato davanti alla sfida, che forse poteva sembrare piccola rispetto alle mie ambizioni, in realtà mi ha aiutato tantissimo e è stato fondamentale. Wow, cioè hai portato delle citazioni bellissime, devastanti. Volevo chiederti anche un'altra cosa da aggiungere alla domanda che ha fatto Tommy. È quanto valuti tu il tempo libero, la libertà di spaziare per altri progetti, dato l'impegno lavorativo che hai? Cioè se hai la libertà, o hai avuto magari quando eri in altre aziende, di impiegare del tempo non solo al lavoro ma anche delle cose che volevi fare tu, le tue persone. Uno dei motivi per cui a mia moglie litighiamo ultimamente di più è proprio perché non voglio il secondo figlio, proprio perché temo di dover togliere ancora di più al tempo trasversale che di solito mi ritaglio. È fondamentale avere interessi paralleli a quelli verticali che normalmente gestiamo tramite i percorsi di studio. È fondamentale durante il lavoro, per poter sviluppare dei punti di vista, il famoso thinking out of the box, eccetera, che sono fondamentali nel mondo lavorativo. Una delle metafore che uso spesso è quella del surf, nel senso c'è bisogno di... tu non vedi il fondo dell'oceano se le onde non terminano, e il nostro cervello lavora allo stesso modo. Ci devono essere dei momenti di noia, ok, di nulla facenza totale, che sono quelli che per me corrispondono al buttarmi sul divano o sul letto e guardarmi a caso video su YouTube, quindi io leggo pochissimo, non finisco quasi mai i libri che leggo, però assorbo tantissimo dai video trasversali che mi guardo su YouTube. Ma sto parlando di interesse a carattere scientifico, dell'ingegnere meccanico che si fa il tour del sottomarino nucleare sotto l'Antartico, sto parlando di video che ti spiegano cos'è la teoria degli universi della simulazione, cioè di tematiche che, se vogliamo, io non ho passione per quegli elementi e quelle cose, ma solo curiosità. Quindi in realtà quegli elementi, poi non so dirti onestamente se poi portandoli sul tavolo al lavoro la gente li nota come valore aggiunto o meno, però a me nella vita mi sono serviti tanto. Il podcast, che è Innovation Waves, lo dico per promuoverlo,
Guardatelo, ascoltatelo tutti. Nasce durante il lockdown, no perché non avessi nulla da fare durante il lockdown, perché abbiamo lanciato un virtual showroom durante il lockdown, quindi non c'era gente che veniva fisicamente in showroom, abbiamo dovuto digitalizzare tutto, quindi è il contrario di non avere niente da fare, e anzi quella è diventata la fonte di reddito della parte B2B della nostra azienda per il 100% per i successivi 3 anni. Adesso siamo in una proporzione di 70 digitale e 30 fisico, quindi ancora pesante e predominante. Però la sera, invece di leggere o mettermi a guardare un video mentre aspettavamo che il bambino si addormentasse, decisi di, siccome avevo queste chiacchierate al telefono con degli amici storici, di cui un PhD in filosofia, questo è un altro tema che voglio affrontare, che è quello quanto è importante circondarsi di persone migliori di noi, che ce ne sono tantissime e bisogna cercarle come il pane, chiacchierando con questo amico mi sono reso conto che effettivamente i discorsi che facevamo erano talmente belli e profondi che avrei voluto registrarli. E quindi nacque l'idea di iniziare a intervistare persone con storie interessanti sul tema dell'innovazione, del cambiamento, della tecnologia, della scienza, della sociologia, eccetera, per poter avere queste chiacchierate informali e averle registrate, magari per pura curiosità. Il podcast fu l'occasione per poter intervistare queste persone. Quindi ho intervistato una criminologa sudafricana che aveva lavorato sul caso Pistorius e anni prima faceva controspionaggio per l'aeronautica. Ho intervistato un matematico che sta distruggendo dalle Hawaii surfando, autofinanziandosi, tutta la teoria delle stringhe a favore di una nuova teoria scientifica che cerca di unificare quella che è la fisica quantistica con la fisica tradizionale meccanica. Ho avuto modo di parlare con un Thunderbird, che è quindi uno della pattuglia aeronautica acrobatica americana. Sono nate opportunità che altrimenti non ci sarebbero state. Tutto questo la sera, come side project, un'ora, una volta ogni 2 settimane. Quindi ora mi sono fermato perché non ho trovato ancora occasione, non riesco a trovare, perché altra cosa, è faticoso trovare le persone che accettino. Quindi comunque richiede un po' di investimento dal punto di vista di tempo, eccetera. Capiamo bene, però in parte anche simile al nostro progetto, alla nostra idea di quando abbiamo creato il podcast. E abbiamo iniziato io e Tommy, e poi siamo arrivati fino a te e tanti altri, cioè comunque anche per noi intervistarti è un piacere, e capiamo anche la necessità, cioè era proprio quello, era una chiacchierata informale che poteva essere interessante ai nostri colleghi dell'università, e noi l'abbiamo fatto. Poi c'è l'aspetto networking comunque, sai, esatto. Ripeto, hai lo stimolo in più per andare a cercare persone che normalmente non cercheresti, e è il confronto con quelle persone, ma non è solo la chiacchierata, che in questo momento è un monologo, ovviamente vi chiedo scusa però per quello. No, però, adesso poi magari la movimentiamo. Però diciamo che quell'altra keyword che uso sempre, appunto, integrazione, e alla fine se viaggi sempre nello stesso posto, come puoi conoscere il resto del mondo, come puoi immaginarlo, come puoi portare idee nuove, quindi la stessa cosa, magari una chiacchierata tra me e te domani porta a qualcos'altro. Esatto. Cioè, poi tutto il network che noi vediamo, noi giovani così universitari, spesso l'università ti dà molte cose, però magari altre prospettive diverse no. C'è il rischio che io faccio solo economia, ho quella skill, lato economico e basta, come loro ingegneria informatica, quello. Invece l'incontro nostro può generare qualsiasi altra roba. Poi a volte la gente in maniera egoistica fa anche riferimento al fatto di potersi aiutare a vicenda, tipo nelle logge massoniche, i medici che si aiutano, si fanno i favori a vicenda, eccetera, ma in realtà la chiave invece di quel valore è proprio il tempo e l'informazione che ci scambiamo, che adesso nell'era digitale è più facile però. Sì, volevo dire una cosa appunto legata sempre a questa questione del networking, perché appunto noi, come detto, abbiamo iniziato proprio lo stesso motivo. Cioè avere anche banalmente una scusa per poter parlare con una certa persona. Dire guarda, stiamo facendo il podcast, poi la chiacchierata dà tanto a noi e poi alle persone che poi l'ascoltano. E quello che mi ha sempre premuto un po' in questo periodo era cercare di far passare questa idea del networking come una cosa non negativa, nel senso che vedo anche tra amici che magari se c'è un aiuto, magari entrare in un lavoro, in questa cosa qua, viene vista come una raccomandazione, cioè come una cosa brutta. Dove in realtà quella persona semplicemente ti ha incontrato, ha capito che sei bravo, puoi dare quel valore all'azienda e quindi ti aiuta. E quindi noi, il primo goal di questo podcast era
permetterci poi in futuro, quando usciremo dall'università, di avere più possibilità, cioè grandi possibilità. E quindi, vabbè, questa non era tanto una domanda, un no, modo di dire, cioè questa cosa del networking mi preme che passi bene, no, ma secondo me è veramente giusto. Importante. L'altra cosa che è fondamentale sull'aspetto networking, tante persone a cui non daremo una lira in realtà potrebbero darci un valore aggiunto, quindi in realtà questa è una cosa che si dice sempre di un buon manager, lo noti da come tratta le persone che non possono dargli nulla, quindi quelli che stanno sotto, che poi in realtà sono fondamentali per lui. L'aspetto del networking è importante perché in realtà non ci deve portare a essere classisti, ma a sviluppare un mindset che invece è quello della condivisione, a prescindere dal livello in cui ci troviamo. Nella vita mi sono trovato spesso invece a voler fare networking, ma stiamo parlando anche di chiacchierare con una ragazza o fare nuovi amici, e ci sono persone che lo capiscono e sono più o meno like-minded, hanno la stessa mentalità, e altri che non lo sono. Uno dei miei più cari amici dell'università, il primo giorno di lezione a ingegneria a Bologna, avevo la carta smagnetizzata del Bancomat, e quando l'ho conosciuto, visto che ci trovavamo bene a chiacchierare, ho detto: ma stasera mi offri un aperitivo? Così, con massimo della genuinità. Lui si è messo a ridere, ancora oggi mi prende in giro del fatto che ho scroccato già un aperitivo, eccetera eccetera. Siamo grandissimi amici. Tante altre volte invece ho chiesto, ripeto, come ho fatto l'esempio di prima, rimaniamo a studiare o ci facciamo una chiacchierata, è sempre stata vista in maniera ambigua, e ci sta, soprattutto se sono donne, magari uno pensa sempre che c'è solo secondo fine, eccetera. Ma mi è successo anche con i maschi, spesso. Quindi sì, sì, è proprio una questione di mentalità. Vieni preso per pazzo quasi se rompi le barriere così velocemente. E io l'ho dovuto fare di natura e per necessità e sopravvivenza fin da subito. Quindi sono quello che mette tutto su tutte le carte sul tavolo, poi se mai faccio fold dopo, se mi accorgo che non ne valeva la pena. Però di me vedrai sempre tutto subito, non c'è quel... Capisco che ci sono persone che con la mentalità non ce l'hanno, quindi è un po' più difficile. Esatto, cioè a me colpisce molto che se penso alle amicizie migliori della mia vita o anche le cose che sono capitate, cioè banalmente questo podcast, queste cose, sono nate perché un amico in comune che avevamo ha detto: boh, magari stessa cercando qualcuno che possa programmargli un'app per una startup. Io non ero bravo a fare quella cosa, però da lì è nata la chiacchierata, è nata l'amicizia e è nato tutto questo, quindi dire di sì a tutte le cose che ti capitano è fondamentale. Cioè tu potresti pensare: ma io non ce l'ho, non l'ho mai fatto. E la capacità a volte è anche saper dire di sì e scoprire lo strada facendo, perché non tutti sanno esattamente che percorso vorranno fare, anzi di solito se ti chiedono cosa vuoi fare da grande, a parte Ciringhito sulla spiaggia, penso che di risposte vere e serie io la tua HR non sono mai riuscito a darle, cioè io ho sempre detto: ma siamo scherzi, tra 5 anni, ma che ne so, io non so, lo faccio domani. Lo scopri con... come diceva Richard Branson, che diceva di sì e poi pensa come risolverà il problema. Detto questo, un po' per cambiare l'argomento, se no dopo andiamo avanti e stiamo un'ora qua. E, sì, finiamo un po' di analcolico ovviamente. Di sicuro io mi porto a casa che tu sei partito da una startup e dopo 10 anni sei finito a Versace, che comunque... fa pensare a una cosa, che non per forza di uscire dall'università e subito andare, ad esempio, parlo del lato economico, nelle Big Four, perché altrimenti dopo non riesci a scalare tutto, ma per qualsiasi obiettivo che ti poni c'è comunque un po' di gavetta e un po' di duro lavoro da fare. E... anche fallimenti, perché uno delle quote recenti che ho sentito, non mi ricordo in quale podcast, dove si citava il fatto che spesso quando le grosse aziende cercano un CFO, un Chief Financial Officer, cercano persone che hanno avuto fallimenti nel loro percorso di... cioè persone che sono state in crisi e hanno dovuto risalire, riportare i remi in barca, e risistemare e ripartire da zero. Quindi sì. Quindi esatto, magari la persona che devono cercare non per forza è quello perfetto che vince sempre, perché prima o poi dovrà perdere e magari lì ci metterà di più a rialzarsi, invece rispetto a uno che ha perso un po' di volte, prima o poi dovrà vincere. Tu devi scegliere un chirurgo che ti deve operare al cervello da un tumore incurabile. Scegli quello col 2% di probabilità di sbagliare, cioè che ha ucciso solo il 2% dei propri pazienti, o quello che ha ucciso il 20%. Tendenzialmente per logica penseresti al 2%, ma il 2% potrebbe aver operato solo casi facili. Esatto. E detto questo, non so, ce l'ho. Okay. Se devi rispondere, ma no. Ma... per arrivare a vedere un attimo la tua vita in Versace, perché comunque è l'interesse, anche quando abbiamo parlato un po' tra i nostri amici, hanno detto:
Versace. Ma com'è lavorare in Versace? È bello, è interessante, stimolante? E quali sono stati i progetti più interessanti che hai fatto? Allora, intanto descrivo il mio lavoro attuale, nel senso io lavoro in un'intersezione, se vogliamo, tra tecnologia, processi e cultura, cioè un ruolo che, benché riporti al Senior Vice President Industrial Operation, quindi di fatto io sarei responsabile della parte innovazione sulla parte supply chain principalmente, in realtà lavoro trasversalmente anche su, se vogliamo, attività corporate. Com'è lavorare in Versace? Come in tutti gli ambienti corporate, c'è già una cultura solidificata e predefinita da anni di evoluzione e successi. La propensione al cambiamento è molto molto bassa, come in quegli ambiti, paradossalmente perché stiamo parlando di moda e lusso, quindi ti aspetteresti che la creatività fosse predominante, ma quando sei parte di un gruppo internazionale c'è sempre quella difficoltà di cambiare lo status quo. Quindi se fai innovazione in quel contesto, la vita non è facile, è molto difficile, soprattutto se metti in gioco dinamiche politiche, quando su un'azienda che sono pseudo ancora a conduzione familiare diventa ancora più difficile, quindi quell'ambito, diciamo che è una grossa sfida, okay? Un challenge non indifferente. L'aspetto positivo è che comunque è una capacità di fuoco, è una reputazione che ti permette anche di poter lavorare, con i migliori sul mercato, quindi anche se lavori lato marketing, e hai budget a disposizione, vuol dire che lavori con Facebook costantemente, li incontri tutti i giorni, hai delle esposizioni a stimoli non indifferenti. Quando contatti una società per portare avanti un progetto di cui non hai neanche idea se come portarlo avanti e se portarlo avanti, ma devi sviluppare un proof of concept, quindi devi fare dei test. Se sei nessuno, magari quei test te li fanno pagare, se sei Versace riesci a concordare il fatto che magari utilizzano l'immagine per poter portare come case study il test che hanno fatto con te, e quindi quei test riesci a farli gratis, il che vuol dire molto spesso portare avanti un progetto, perché certe volte il progetto non hai sign off, se non hai dimostrato che quel progetto porta valore aggiunto, un ROI, una riduzione dei costi, qualsiasi cosa. La business case però questa non la riesci a creare se non testi prima, soprattutto in ambito innovativo. Quindi queste sono un po' le sfide e le caratteristiche. Per quanto riguarda i progetti, diciamo che in generale il mio tempo, se vogliamo, è diviso 40% nuove idee. Quindi io sono passato, quando sono passato da agenzia creativa e digitale a mondo corporate, sono passato da litigare tutti i giorni con i creativi perché non avevano abbastanza pragmatismo, quindi portare dati, statistiche, data-driven content, usavo tantissimo questo linguaggio. E a litigare poi con gli ingegneri perché non hanno abbastanza fantasia, perché lato operation c'è proprio il problema contrario. Quindi il 40% del mio tempo che dedico alla generazione di nuove idee è proprio la sfida principale, cioè come impatterà il mondo dell'NFT in un mercato come il nostro, dove il valore dell'apparizione di quello che è la persona nel digitale diventerà sempre maggiore. Come impatterà l'introduzione di una tecnologia di collaborazione tra la forza d'acquisto nostra e i fornitori, quindi lungo tutta la supply chain che oggi è gestita principalmente tra telefonate, email e fax ancora su certi contesti. Come impatterà in un mondo in cui lavoriamo sempre di più da casa, la firma digitale, la possibilità di firmare documenti in digitale direttamente senza doverli neanche più scaricare e stampare e controscannerizzare. Quindi tutti questi aspetti sono parte del 40% del mio ruolo, che è anche soprattutto generazione di nuove idee. Poi c'è un, se vogliamo chiamiamola maintenance del day to day, direi che è un altro 40%, quindi tutti i progetti in essere che ho lanciato negli ultimi 2 anni, tra cui c'è, vi farò degli esempi, ma c'è la prototipia virtuale, quindi il 3D come forma di prototipia. Poi devo dare dei dettagli su come funziona il mondo della moda perché sennò la gente non capisce di cosa sto parlando. Comunque una serie di progetti che sono già in corso e che vanno in qualche modo sostenuti, non solo in ambito di tecnologia, quindi se c'è da fare un aggiornamento dei sistemi e va discusso e coinvolto il team in questo oppure no, ma anche per quanto riguarda la parte di change management e cultura, perché magari la tecnologia c'è oggi per fare praticamente tutto quello che vuoi. Ma non è detto che la cultura per poterla adottare sia sufficientemente evoluta all'interno dell'azienda. Quindi c'è quell'aspetto lì. Più, come dicevo prima, c'è l'ambito dei processi, questa innovazione, tecnologia, cultura e processi. C'è la parte dei processi che comunque cambiano, perché se introduci un nuovo tool o una nuova cultura, cambia il modo di lavorare.
stiamo parlando del mondo della moda, che ha sempre fatto la risposta tipo con chiunque, qualsiasi reparto parli e proponi una nuova idea, ma noi abbiamo sempre fatto così. Quindi vai a cambiare e scardinare anche quello. Progetti negli ultimi 2 anni, ad esempio, ne avrò lanciato una 11-12, alcuni sono stati fallimentari e meno male che lo sono stati, altri sono stati fantastici. Uno dei più forse esemplificativi sulla parte supply chain, per darvi un esempio, poi se avete le slide potete metterle durante il montaggio se volete sopra. Noi generalmente, se prendiamo l'esempio di una camicia, per poter sviluppare quella camicia partiamo da quello che di fatto è un, noi lo chiamiamo quadro di stampa. Versace lavora tantissimo con le stampe, lo sapete. Nel caso della camicia, noi stampiamo su dei rotoli lunghi 80 metri infiniti quadri, cioè centinaia di quadri, sui quali poi si farà quello che vedete nella slide successiva, che sono ritagliare dei segmenti, delle forme, che vengono definite su uno strumento che si chiama, che è un CAD 2D, che verranno poi ritagliate, quindi questo processo si chiama piazzamento, la selezione delle aree che vogliamo ritagliare dal quadro di stampa per andarle poi a ricucire insieme e creare questa camicia con la forma che capita esattamente nel punto in cui vuoi che capiti. Noi cosa abbiamo fatto? Se torni un'altra volta indietro, l'area verde, cioè la mia proposta qual è stata? Questa, ho chiesto, ma cosa facciamo con questa parte qui? La buttiamo. E quindi vai nella successiva, l'idea mia qual è stata? Ma scusatemi, invece di buttare l'area verde, perché non stampiamo, non sviluppiamo il piazzamento direttamente in digitale e andiamo a stampare solo quello che ci interessa? Quindi ho portato un mindset su un processo che era tradizionale, sempre lo stesso, di che ne so, uno che normalmente quando si stampa il foglio in ufficio, quelle poche volte che stampo, vedo la stampante scrivere solo il nero su bianco, non scrive tutto nero e poi ritaglia di bianco, poi stampa il bianco intorno, no? E quindi mi sembrava la soluzione più logica. Il vantaggio che ha portato è quasi impressionante, perché lì abbiamo fatto un proof of concept con un potenziale fornitore e con tutti i tecnologia e tutti i fornitori della catena, perché sono coinvolti quelli che stampano, sono coinvolti quelli che fanno il controllo qualità, sono coinvolti quelli che fanno il ritaglio del tessuto, che a volte sono fornitori completi, sempre con fornitori diversi. E il vantaggio qual è stato? Allora, il primo è il risparmio di inchiostro, come vedete anche nella slide. E riduzione dei costi. Assolutamente sì, riduzione di inchiostro, ottimizzazione della pezza, quindi dentro un quadro di stampa, nello stesso quadro di stampa adesso ci entrano più pezzi, quindi la lunghezza totale di quello che utilizzi di tessuto è ridotta, quindi 20% inchiostro, 30% riduzione di utilizzo di tessuto, e il processo nel momento in cui lo fai in digitale, non fisico, ti dura 5 minuti invece di un'ora, 1 ora e 5. Quindi è uno dei pochi casi in cui veramente l'introduzione di una piccola tecnologia ha un effetto quasi esponenziale, generalmente invece più incrementale, okay? Sono minime, però questo è uno degli esempi più eclatanti di applicazione di un mindset, se vogliamo, dell'innovatore in un contesto tradizionale di cui non conoscevo nulla, perché io non vengo dal mondo della moda, background mio più che altro era automotive negli ultimi 4 anni precedenti, e portare appunto un punto di vista diverso che ha portato a quel tipo di introduzione. Cosa vuol dire tutto quello che ho detto adesso in termini di riduzione di costi? Che arrivi nel poter avere un suggested retail price più basso e quindi una competitività maggiore sul mercato, o margini maggiori a seconda se vuoi mantenere. Cioè è assurdo come una tecnologia che praticamente veniva usata ovunque, cioè anche se ci pensi, se devi stampare un documento e ti serve semplicemente la parte di sopra e non la parte di sotto, stampi solo quella che ti serve, applicata in un'azienda in cui i processi sono fissi da anni, possa fargli risparmiare un sacco di soldi e un sacco di risorse. Prima c'è un ufficio dedicato interamente al piazzamento dei cartamodelli, si chiamano, sulle tessuti con gli spilli, col processo che vi dicevo durava 1 ora e 5. Non è che l'abbiamo automatizzato, quelle persone lavorano sempre, però lavorano adesso in 5 minuti su schermo e fanno quante cose in più nello stesso tempo. Quindi anche rendere molto più a valore aggiunto il tempo che loro dedicano al lavoro rispetto a quello che facevano prima, che era dispersione di tempo. A me vengono i lascutanei quando vedo situazioni del genere, quindi in realtà sembra facile poterle cambiare, però ci vuole sempre tempo, strategia e tutto quello che vi ho descritto prima. Una domanda, Versace è stata la prima ad adottare questa tecnica o hai osservato anche in altre non vicine, ho idea. O non si sa? Non ho idea, okay. Perché è un ambito in cui c'è
poco knowledge sharing nell'industria. Ambito lusso, in un contesto come il nostro, sicuramente gli unici, perché noi siamo, lo svantaggio nostro qual era? Che noi siamo veramente, facciamo così tanto affidamento ai quadri di stampa, perché siamo un'azienda che vive soprattutto di stampe, tantissimo di stampe. Abbiamo pochissimi carryover, abbiamo pochissimi allover, che sono, i carryover sono le stesse cose che porti anno su anno, invece noi siamo, dobbiamo essere innovativi, quindi cambiamo quasi ogni anno o tessuti o tipo di stampa, eccetera eccetera. E l'altro aspetto è appunto che non sono all over, cioè sono cose che sono specifiche nel loro disegno, quindi se tu hai bisogno che la medusa appaia esattamente nel punto in cui vuoi che appaia, devi assicurarti di fare quel piazzamento. Su Versace poi volevo sapere in generale alcune prospettive future nella fashion industry. Abbiamo citato nell'altro episodio il metaverso con alcune aziende, ad esempio Nike, che ha creato il primo NFT. Ovviamente tu, capo della parte dell'innovazione, così come stai osservando il cambiamento nella fashion industry con il digitale? Pensi che ci siano opportunità oppure no? Io non posso parlare di quello che fa, okay, Versace, però ti posso parlare dell'industria e di quello che vedo come trend principale. Allora, ora al momento è un far west, che viene cavalcato principalmente tanto per farlo, e l'industria della moda, come l'industria creativa in genere, perché anche nelle agenzie creative si tende a voler fare la cosa per primi, c'è questa rincorsa a voler fare le cose per primi senza necessariamente una strategia dietro. L'intenzione mia, o comunque l'idea mia, è quella di analizzare quello che esattamente può essere il valore aggiunto. Nel caso del collectible, sicuramente l'apertura a un'audience diversa da quella attualmente Versace, perché chi compra oggi Versace o chi compra oggi Valentino non è lo stesso che si compra il collectible e lo paga 100.000 euro, per dirci, che non è proprio un tipo di audience completamente diversa. È un tema di strategico su quando siamo pronti e maturi a poterci aprire anche quel tipo di audience e quando vogliamo che quello diventa un business model aggiuntivo. Ovviamente tutti abbiamo interesse a fare più soldi. Quando saremo sicuri che è sostenibile come attività, sicuramente ci fionderemo. Sostenibile dico anche in termini di impatto ambientale, eccetera eccetera, perché non sempre digitale vuol dire sostenibile, anche se sono estremamente collegati le due cose. E l'altro ambito è il tema del metaverso, ovvero se vogliamo parlare di metaverso, che è un ambito molto più ampio e molto più complesso, il modo in cui la vedo io è, per semplificare, internet ci ha portato informazioni in 2D che prima non avevamo. Abbiamo iniziato a valorizzare quel mondo in 2D tramite social network, tramite canali peer-to-peer, quindi i primi Napster, i Mule e torrent vari. Abbiamo iniziato a dare valore all'asset digitale e l'ownership della cosa intangibile digitale. E con gli anni questa cosa è cresciuta, cioè magari mio padre non avrebbe mai pensato, anzi mio padre è stato quello che mi ha messo il computer in mano, però probabilmente i nostri genitori non avrebbero mai pensato di spendere soldi per scaricarsi un'app che gli permettesse di fare dei calcoli in più, ma gli permetteva di rendere la vita più efficiente, o non avrebbero mai pensato di spendere soldi per comprare un film che dopo un giorno scade e non può più rivedere. Oggi noi, per noi è la normalità quella, quindi ricordiamoci che il gap generazionale influisce, e chi ora conduce le aziende, almeno quelle principali e più grosse, non necessariamente ha la capacità e la sensibilità per capire il cambio che sta per avvenire. E il cambio che sta per avvenire non è una rivoluzione, è semplicemente che il canale di comunicazione da 2D sta diventando 3D. E quindi le stesse cose che avevano valore, l'arma su Fortnite, o la customizzazione, o il livello aggiuntivo su Assassin's Creed, diventerà qualcosa, è già qualcosa che noi paghiamo se siamo dedicati al gioco. Io avevo ho sempre perso tanti amici giocando di World of Warcraft, nel senso che andavo a casa loro, stavano giocando a World of Warcraft, 5 minuti arrivo, passavo lì a guardarmi le puntate di Evangelion dopo pranzo e loro ancora che giocavano a World of Warcraft, e probabilmente studiavo da solo mentre loro continuavano a giocare. Però la cosa che ho realizzato, e stiamo parlando del 2003-2004, è che loro davano valore
quello, al tempo che dedicavano a quella roba, tant'è che molti vedevo che compravano personaggi sviluppati da altri per partire già dal livello 70, adesso non ne capisco tecnicamente del gioco, quindi già su eBay compravano gli account per poter accedere a personaggi già evoluti, quindi davano valore economico a quel tempo che avrebbero dovuto invece dedicare per far evolvere il personaggio, eccetera. Quindi io questa cosa l'ho vista già e la vedo, non è una grande rivoluzione. Ti ripeto, il canale che sta cambiando e si diventerà 3D, che permetterà di accogliere più necessità, quindi la collaborazione lavorativa, e se vogliamo sicuramente maggiore tempo perso dentro lo strumento digitale, dentro il metaverso, che ripeto è un ibrido, piuttosto che il tempo che perdiamo abbassati sullo schermo del cellulare. Il competitor, come social è diventato competitor della TV, probabilmente quella forma di intrattenimento o di collaborazione diventerà competitor di quello che adesso facciamo sul cellulare. Spero, che è la stessa cosa che ho sperato sempre al cellulare, ma non è stato così, che non diventino solo distrazioni dal mondo reale, però viste le evoluzioni su più ambiti, la cross contaminazione tra intelligenza artificiale con Neuralink di Elon Musk, no? La possibilità di integrare col cervello, visto l'evoluzione della computerizzazione con la capacità computazionale con i quantum computer, visto dal punto di vista sociale questa predisposizione che avremo sempre di più a vivere nel mondo digitale, la vedo quasi come un'evoluzione inevitabile. E se vogliamo diventare una specie interplanetaria, come veramente alcuni augurano, perché veramente qui non riusciremo a vivere, forse la nostra forma biologica non sarà sufficiente a sopravvivere. Quindi è un processo evolutivo. Poi ci porterà alla distruzione o meno, non lo posso giudicare io. Mi interessa relativamente perché è veramente lontano. Mi interessa per mio figlio. Mio figlio oggi gioca con l'iPad, non ho problemi a dargli dello screen time sull'iPad, perché per me quello è uno strumento, come alcuni film e alcuni cartoni, sono uno strumento per dargli modo di vivere esperienze che nel mondo reale non potrebbe. Quindi quello è un valore aggiunto. Infatti molti gamer della vecchia epoca lo vedi che hanno una mentalità un po' più sveglia su certe cose, no? Se sei abituato a chiudere il maggiordomo di Tomb Raider dentro al frigorifero e giocato alla vecchia PlayStation, hai un po' quella mentalità di voglio trovare il bug, voglio risolverlo. Quindi non è solo negativo il mondo del gaming. Volevo chiederti, hai parlato di gap tra generazioni per quanto riguarda appunto l'innovazione, anche banalmente. Tu hai fatto l'esempio degli NFT e appunto del metaverso. Visto che parli, immagino, per il tuo lavoro con queste persone, ovviamente, con persone che sono più grandi e che magari non vedono quello che vedi tu, come vedi appunto il modo di comunicare, se c'è un modo per far passare questi concetti? Analogia. Ok. Negli anni 80 nessuno avrebbe vestito un rapper che infama la madre degli altri rapper e minaccia di morte gli altri rapper, però noi l'abbiamo fatto come brand ed è diventato pop. I gamer oggi sono le pop star per il livello di influenza che hanno e visibilità che hanno. Gli influencer qualche anno fa su Instagram e TikTok ancora oggi lo dimostrano. Quindi come canale comunicativo e strumento per farlo comprendere non necessariamente generazioni differenti, lì mi sono sbagliato, è il mindset differente, che non è solo legato alla generazione, perché potrei parlare con un ventenne e potrebbe comunque non capirla. È sicuramente l'analogia una delle forme più facili per comunicare certe cose. Quindi chi mi dice no, ma sono solo ragazzini che giocano da dietro ai videogiochi, ok, vabbè, ma quello che gridava le sue sofferenze nel ghetto negli anni 80 nella maniera più volgare possibile, sì, invece. Quindi è il gaming, nell'entrare nel gaming l'argomentazione è la stessa, forse è violento, è tosta, cioè è difficile comunicarlo, è difficile farlo capire, io ho difficoltà anche a spiegare che lavoro faccio a mia moglie certe volte, però c'è un gap generazionale a 3 anni in più, però cioè, il modo si trova sempre. A volte, questa è una cosa che ho imparato negli anni, che noi soprattutto da studenti, quando evolviamo e cresciamo, abbiamo sempre questa mentalità innanzitutto bianco-nero e soprattutto molto logica. Quindi perché lo Stato non capisce che deve fare questo? Perché non facciamo anche quest'altro? Ma 1 più 1 2,
No, in realtà ci sono tante nuance, e in realtà la logica aiuta, non ci aiuta sempre a risolvere i problemi o a vendere le idee. E a volte, cos'era una citazione di una poetessa americana di colore, afroamericana, che diceva la gente non si ricorderà cosa hai fatto, non si ricorderà cosa hai detto, ma si ricorderà come li hai fatti sentire. Quindi nel mondo della comunicazione quello è una chiave che può essere utilizzata per vendere un'idea, anche se assurda, come spostare un brand nel metaverso. In generale sto pensando, hai qualche altro aneddoto nel progetto, diciamo, Versace, che hai fatto nei scorsi anni, magari un pochino più sul lato marketing, divertente, che può interessare al pubblico giovane? Ma più che aneddoto divertente, vorrei dare un consiglio sull'approccio che si utilizza. Prima ho fatto un ragionamento di logica, diciamo che io sono, mi ritengo proprio un ibrido tra razionale e illogico come persona. Se prendete, c'era un'enciclopedia del 98 che si chiamava Omnia, e all'epoca era una cosa che installavi col CD sul computer, e c'era, tra le mille cose che ti faceva fare, oltre che essere una semplice enciclopedia, c'era un gioco ludico dove tu dovevi navigare questa galleria, e c'erano dei giochi che ti facevano praticamente imparare giocando. E una delle cose che mi ricordo mi rimase molto impressa era questo quadro di Raffaello Sanzio, non era un quadro, era un affresco, che si chiamava La scuola di Atene, e al centro c'erano Aristotele e Platone, con due approcci completamente diversi della vita. Platone, quel mondo delle idee, che solo l'astrazione filosofica poteva portarti al raggiungimento della verità, e quindi evoluzione dal punto di vista epistemologico, mentre Aristotele era molto quello del metodo scientifico. Io mi trovo molto bene in mezzo, però dal metodo scientifico di Aristotele, per quanto riguarda l'approccio come insegnamento di vita, direi ricordatevi, qualsiasi cosa fate nella vita, che sia un progetto di comunicazione, che sia il lancio di un nuovo prodotto, eccetera, l'approccio è molto banale, molto semplice, è definire una mission, lungo termine, che cosa vuoi diventare, chiarire gli obiettivi sulla base di quella mission, quindi definire delle cose concrete che vuoi ottenere nei prossimi 3 anni, per intenderci, sviluppare dei KPI, perché devi sapere come andrai a misurarli per poter poi misurare il tuo progresso, eseguire, reiterare e misurare di nuovo. Quindi chiamiamolo metodo scientifico in ambito marketing, se vogliamo riassumere i 12 anni che ho fatto nell'ambito, 10 anni se vogliamo quelli ufficiali, perché ho anche lavorato con una società di mio fratello per qualche anno prima facendo della roba in nero, però se vogliamo l'insegnamento principale che viene dal mondo del marketing è questo approccio qui. Non è divertente. No, non è utile. Divertente, vi racconto poi quello che abbiamo fatto tanto spesso nel mondo delle agenzie. Esiste poi l'idea del Christmas party, il company party, eccetera, eccetera. Sono dei momenti che soprattutto nelle culture anglosassoni di delirio puro, loro che vivono tanto il politically correct, hanno, e ti dicevo il problema che hanno con l'alcol, tendono spesso poi nel momento in cui bevono a trasformarsi in dei mostri. Quindi adesso che si avvicina il periodo natalizio iniziano le comunicazioni dalla parte delle HR aziendali, che iniziano a sensibilizzare le persone sul sexual harassment e tematiche che possono diventare pericolose per la loro carriera se si lasciassero andare il giorno della festa di Natale. Questo è uno standard nella cultura inglese e americana, è diventato. E un aneddoto, ad esempio, una festa di Natale, io ero tra quelli che bevevano di meno. Un giorno, a un certo punto, mi vengono a chiamare perché un collega era caduto alle scale e si era spaccato la mano cadendo sul bicchiere. Va bene, lo carico nel taxi, 200 metri dopo il taxi arriva al semaforo, lui abbassa il finestrino dal black cab e si butta giù e inizia a rotolare. C'era il Tamigi a fianco praticamente, e l'ho dovuto riprendere e ricaricare sul taxi e l'hanno portato a casa. Poi mi viene a chiamare un'altra collega la stessa notte chiedendomi di entrare nel bagno delle donne, dove un'altra collega è rimasta chiusa dentro e non rispondeva più. Io dal bagno a fianco mi sono affacciato, lei era mezza nuda, seduta sul cesso, circondata dal suo vomito, svenuta. Entro dentro da sopra, apro, la prendo in braccio, la portiamo giù, per fortuna c'era anche gente che mi aiutava abbastanza lucida, chiamo l'ambulanza come etilico. Divertente non lo so, però è per dire, ne ho viste nel mondo delle agenzie. Sì. Sì, loro hanno una cultura veramente anche particolare. Mi aspettavo in realtà da Londra, che magari è una città più internazionale,
fosse un po' più mediata questa cosa, cioè, immagino che lo è sicuramente, però anche Londra ha le sue banlieue, le sue aree grigie, e ripeto, la cultura anglosassone, per quanto abbia dato tanto storicamente, e parlo di, ma potrebbero dirlo anche a noi dei romani, e poi siamo stati uno dei fautori principali del Medioevo, no? E del periodo dei secoli bui con la Chiesa, però dal punto di vista culturale ora, oggi, gli inglesi vedo che mettono poco sul tavolo. Sono stati storicamente fondamentali, non tanto col colonialismo, ma con l'approccio della Royal Society, quindi col metodo scientifico, con quel motto che avevano, che era nullius in verba, quindi non prendete le parole di nessun altro ma scoprite voi. E uno dei aneddoti bellissimi della Royal Society all'epoca è la storia di Edmund Handley, quello a cui era stata dedicata la cometa di Halley, che l'aveva scoperta per primo, ma l'aveva scoperta grazie a un aneddoto carinissimo, che è la collaborazione con Isaac Newton. Quindi non tutti sanno che Edmund Halley, praticamente, che era uno scienziato, parte della Royal Society, come Hooke all'epoca, che era lo scopritore del microscopio, che era un mezzo pazzo, avevano deciso di andare a trovare, avevano bisogno di supporto per una prova per provare scientificamente che l'universo e i movimenti dei corpi celesti non fosse opera di un orchestratore divino, perché fino all'epoca si credeva solo questo. Quindi la ricorrenza anche delle comete non era una cosa collegata a una ciclicità, ma era semplicemente un segnale divino. Edmund Halley andò a parlare con questo, credo fosse a Cambridge, non vorrei sbagliarmi, con Isaac Newton, e lo convinse, che all'epoca stava studiando alchimia, la Bibbia e altra roba, quindi stava facendo tutt'altro, però grande matematico, tant'è che inventò il calcolo infinitesimale per poter arrivare alle sue conclusioni in principio matematica, finanziò, e questo è importantissimo, cioè quante volte nella vita abbiamo bisogno di sponsor per poter arrivare a qualcosa, no? Le persone che credono in noi, magari i nostri padri o un tutor o il nostro capo, finanziò la ricerca di Isaac Newton, che finalmente dopo tante peripezie arrivò a generare principi matematici, che finalmente collegò, se vogliamo, il comportamento dei corpi qui sulla Terra, quindi come la mela che cade dall'albero, con delle analogie a esattamente lo stesso principio che muove i corpi celesti, quindi principi di gravitazione universale. Quindi l'aneddoto, e tutto questo lo dobbiamo alla rivoluzione che c'è stata dal punto di vista scientifico, proprio alla cultura inglese, certo, alla Royal Society. Quindi non lo dico perché odio gli inglesi o perché non li rispetto. No, sono d'accordo con entrambe le cose. Volevo farti un'ultima domanda sulla tua carriera lavorativa, poi possiamo passare più alla parte magari mentori e libri, cose che ci sono state utili nella vita. Tu hai detto, se non sbaglio, che quando sei andato a Londra sei partito a gestire un team di 3 persone lì e poi 24 in giro per l'Europa. Intanto sarà la prima esperienza di questo tipo, e com'è secondo te la gestione di un team? Quali sono le cose più difficili? Eventualmente sai dei consigli per noi se ci dovesse accadere in futuro. No, la cosa più difficile è gestire le persone. Ognuna con le proprie caratteristiche, e nel casino, nel marasma delle attività day to day, gestire anche gli aspetti psicologici legati alla relazione che queste persone hanno tra di loro. Diventi manager, diventi leader quando sei in grado di coprire anche quell'aspetto lì, e questo aspetto purtroppo, come un padre di famiglia, vuol dire dedicare anche tempo oltre il mondo lavorativo a queste persone. Io lo ritengo fondamentale, poi molti invece lo fanno superficialmente, queste persone non crescono, non migliorano, non maturano, ma di fatto tu devi prendere quelle persone come dei figli, e il tuo obiettivo, il tuo fallimento più grande, anzi scusatemi, è proprio non portare al successo quelle persone, oltre al fatto che in teoria dovresti dipendere da quelle persone, perché se sei stato bravo hai preso persone che almeno in alcuni ambiti sono migliori di te. Quindi io magari non sarò un esperto di e-commerce, ma se il mio team dovessi sviluppare un team digitale in cui le responsabilità mie sono anche e-commerce, la prima persona che prenderei sarebbe una persona verticale sull'e-commerce, una verticale sul CRM, cioè non potrei pretendere di sapere io tutto su tutto. Il valore aggiunto che potrei portare io da manager sarà sicuramente l'aspetto organizzativo e strategico, e un po' di knowledge è importante, ma poi alla fine non è che devi sapere mai manco tutto se hai un team valido, e su questo sono sempre stato fortunato, un po' nella selezione perché sono stato anche ripreso dai HR, soprattutto in Inghilterra, perché in Inghilterra non puoi chiedere l'età, non puoi chiedere gusti personali, non puoi fare domande troppo inopportune, considerate l'Inghilterra inopportune, mentre in Italia siamo molto più ancora
stiamo cambiando, però molto più insensibili sul tema. Quindi molto spesso mi sono trovato in difficoltà con i CER perché davanti a loro ho fatto domande che gli stessi candidati, inglesi, introversi, eccetera, avevano difficoltà a rispondere, come gusti sessuali o altra roba, ma non perché mi interessasse esattamente quale gusto sessuale fosse, ma perché volevo vedere effettivamente se qualcuno poteva portare qualcosa di diverso sul tavolo. E in quegli aspetti lì, come gli sport, come le passioni personali, non sono domande scomode, sono quello che a me fanno creare quella intersezione di cerchi che vogliamo, è competenze, studio e cultura personale. Cultura personale per me è parte di quell'intersezione che rende te valore aggiunto, speciale, altrimenti siete tutti uguali se ti valuto solo su quello che hai studiato. Certo, sì, penso che appunto la parte emotiva e personale nella gestione di un team sia veramente fondamentale. Quando tu dicevi prima la cosa, non siamo, diciamo, solo logica, o comunque io mi rivedo molto in questa cosa, perché forse fin da piccolo, ma poi con ingegneria mi ha aiutato ancora di più, ragiono molto con il metodo scientifico, magari quello di Aristotele, quindi su quella cosa lì mi vedo un sacco. E a volte dico, ma perché non succedono le cose che mi sembra che A più B è uguale a C? Perché mi manca, secondo me, quella sfumatura, o comunque a volte non la colgo, quella sfumatura magari più emotiva che spinge le persone a fare cose diverse da quelle che... Quella ti dà l'energia che nei primi anni è fondamentale nel voler cambiare lo status quo. Poi quell'energia si dissolve, si trasforma, come giustamente deve essere dal punto di vista fisico e meccanico, e diventa qualcos'altro, che diventa flessibilità, diventa maggiore empatia e maggiore capacità di cogliere il momento giusto, perché altrimenti tutte le innovazioni più grandi nella storia sarebbero avvenute nello stesso momento. C'è un motivo per cui Uber ce l'abbiamo oggi ma non ce l'avevamo 50 anni fa. La tecnologia non era ancora pronta, ma l'idea di chiamare un taxi con una chiamata digitale c'era già. Non c'era il telefono, non c'era il satellite ad uso non, pubblico e non militare, e ogni cosa avviene a suo tempo. La stessa scoperta della penicillina non è stata un'euroca il giorno dopo in cui c'è stato quell'incidente della muffa, ma è stata una serie di reiterazioni e studenti che hanno insistito a testare la penicillina in ambito militare. 20 anni dopo ha ricevuto il Nobel Fleming per quella scoperta, assieme a quei ragazzi che hanno insistito nel fare i test. Quindi ogni cosa ha il suo tempo, e quella cosa purtroppo all'inizio noi abbiamo tanta voglia di fare, tanta energia e tanta fretta. La fretta, io mi ricordo quando chiedevo a mio padre di rivedere i miei compiti, stavo lì, o a mia madre, dai, veloce, dai, devo andare a fare qualcos'altro. E quello mi ha sempre... Poi alla fine ha aiutato, non è che mi ha messo necessariamente in difficoltà, però vedevo proprio la differenza di approccio tra un genitore calmo e pacato, leader, se vogliamo, perché ha capito nella vita che ogni cosa va fatta a suo tempo e non tutto può essere fatto subito. Per concludere, io volevo chiederti quali sono, se ci sono delle persone che ti hanno ispirato nel tuo percorso, che o hai avuto dei mentor che ti hanno aiutato a crescere? Molti. Mio fratello maggiore, sicuro, tutti in realtà. Mio fratello maggiore è primo su tutti, perché è stato, studi scienze sociali, è sempre stato quello che in casa aveva sempre la risposta per tutto, il mio Google della situazione, e quindi capitavano pomeriggi, mi ricordo quelle poche volte che era a casa, perché ovviamente per il gap generazionale lui era all'università a studiare all'estero mentre io ero a casa, quindi ci vedevamo poco, ma quelle poche volte che ci vedevamo lui mi raccontava di fisica, mi raccontava di filosofia, mi raccontava di tutto, quindi l'ho sempre trovata come ispirazione che ha acceso quella curiosità in me di voler sempre sapere. Mio padre, per quanto riguarda invece la parte, se vogliamo, leadership, sai, c'è un detto nel mondo di chi gestisce animali che l'alfa del branco non è mai quello agitato, cioè nel Re Leone, come si chiama lo zio cattivo? Shere Khan, no, com'è? Sì. No, Shere Khan non è di Folli Libro della Giungla, la tigre. Vabbè, comunque i cattivi hanno sempre... Vabbè, abbiamo capito che si sono sempre rovinati la vita da soli, sono sempre poco controllati, non sono mai pacati e perdono subito la pazienza. E quelli sono gli animali anche che nei branchi vengono sempre isolati, automaticamente. L'alfa è quello pacato, controllato, che non ha bisogno di urlare, che basta che si avvicina e tutti sanno che devono stare fermi e zitti.
quindi mio padre non è mai stato un tipo violento e da quel punto di vista è sempre stata una persona che ha ispirato tanto. E poi, come succede a tutti in fase adolescenziale, gli idoli cambiano, quindi ed è un percorso importante, cioè questa cosa che un ragazzo diventa uomo quando realizza che il padre non è più un supereroe, ed è un momento che avviene per tutti, in fase adolescenziale o per me molto più tardi, però comunque te ne rendi conto e ti accorgi che poi ci sono altri idoli a cui aspiri. Tuo padre, il compito di tuo padre in quel caso, io sono padre, quindi sarà l'obiettivo mio quando avrò un figlio, con mio figlio, sarà quello di ispirarlo a cercare quegli idoli e trovare quelli giusti, perché poi teniamo, se quegli idoli diventano dei peer, dei coetanei, allora lì è un problema, perché il mio idolo non può essere uno che della vita non capisce un cazzo. E quindi lo sport, i maestri, gli insegnanti di nuoto, gli insegnanti di musica, quei riferimenti lì sono quelli che cerchiamo, e se riusciamo ad avere la fortuna di poter accogliere in famiglia o comunque facilitare l'incontro dell'adolescente con questi, anche quelli sono fondamentali. Quindi tutti i miei allenatori, ho giocato a calcio per 12 anni, ho fatto in eccellenza, quindi ero anche pagato per la cosa. E quanto ho imparato da loro, non tutti, ma ne ho avuti alcuni che sono stati fondamentali. Quindi idoli, che siano quelli con cui ho avuto contatti fisici di persona, sono questi. E poi ovvio le ispirazioni, sia dal punto di vista musicale che di carriera e di vita, ce ne sono, ma sono talmente banali e lontane da me che non sarebbe solo citazioni, ecco, non sarebbe. Io che pian piano ogni volta che ricevi da diverse persone hai preso il meglio di loro e che ti hanno aiutato. È quello, sì, l'obiettivo è quello, cioè io alla fine non posso essere un modello per mio figlio su tutto, assorbirà quello che pensa che sia buono di me e butterà via quello che pensa che è una merda e me lo rinfaccerà quando avrà un figlio lui, perché funziona così, diventi padre di te stesso, madre di te stessa quando hai un bambino, perché ragioni proprio su come sei stato cresciuto e cosa vuoi portare sul tavolo per tuo figlio. Invece hai dei libri da consigliare a noi da leggere? Sapiens e How to Be Everything, quindi entrambi io l'ho letto in inglese, come dicevo non li ho letti neanche tutti, perché io poi ho la stabilità di eccitarmi per un libro, comprarlo e poi dimenticare, dopo un po' perdere l'energia e il tempo, e quindi li lascio sempre mezzi letti, però questi sono quelli che mi hanno ispirato di più fino adesso. How to be everything è di fatto la risposta alla domanda cosa vuoi fare da grande, e mi ha rilassato molto, mi ha aiutato molto ad accettarmi, perché ci sono persone che lei chiama multipotentialized, quindi persone che hanno queste multipotenzialità, che non necessariamente hanno quella passione verticale per qualcosa e che quindi se si sentono un po' un brodo che non vale nulla. Esatto, io ho visto un TikTok. Sì, sì. E poi, vabbè, lei credo che sia una designer, una cosa del genere, quindi in realtà non è che è un grande esempio di successo inteso come ha fatto soldi, grande ispirazione, no, questa è una donna che è felice, che ha trovato il suo equilibrio, e questo è fondamentale secondo me, anzi l'obiettivo numero uno. Sapiens, l'altro, vi consiglio di leggere in italiano, perché io in inglese ho iniziato a avere i giramenti di testa dopo i primi capitoli. È proprio in italiano? Io Sapiens mi sembra, no, forse in inglese Sapiens, invece ho un corso in italiano. È pesantissimo Sapiens in inglese, però è veramente un insight su teoria evolutiva e su perché nella evoluzione umana abbiamo preso decisioni, ha preso direzioni piuttosto che altre. È un insight continuo, quindi quello lo consiglio tantissimo. Come consiglierei, se volete entrare nel mondo dell'innovazione, di Matt Ridley, How Innovation Works, anche quello, parte iniziale, tanti esempi storici da tutti gli ambiti di come sono stati i processi evolutivi, innovativi, e poi dall'altra parte degli insegnamenti concreti, così come ci sarebbero podcast, Naval, ve ne parlavo prima, un podcast bellissimo da ascoltare, e su YouTube Visos e Veritasium, in ambito scientifico, sono dei bellissimi quelli. Sì, quello che succede, tipo, penso a noi in generale, e quello che secondo me succede anche a te, è che, cioè, hai presente i contenuti che vuoi guardare, c'è un sacco di cose che vorresti consumare, ma poi non riesci con la vita, comunque,
a volte quasi mi viene l'ansia, dovrei vedere più robe di quelle che vedo. Sì, oppure in non realtà, devi per forza, perché... No, sì, cioè in realtà anche il libro, se ti fermi, hai capito, hai assorbito quello che ti interessa. La lettura veloce, quella, esatto. Basta. E rispetto a questo libro qua, che non ho letto, ma a questo punto leggerò, secondo me è veramente interessante, perché molti giovani si trovano nella situazione di dire... Cioè avere magari un ragazzo della stessa età che magari su una cosa è fortissimo e pensano, cazzo, ma come faccio io a paragonarmi a lui su quella cosa? E poi invece ti rendi conto che tu hai una capacità di vedere la realtà a 360 gradi e quindi puoi essere molto più, magari se vogliamo, nel mondo del lavoro... Chiamiamolo completo, però non è solo completezza. Sì, però anche dare più valore all'azienda, che è interessante, e secondo me è una sfida anche per noi giovani. È come, poi penso che le aziende sì, sono brave anche in questo a volte, come mostrarci noi in un colloquio, comunque quando entriamo incontro a un'azienda, tutta la nostra potenzialità. Perché ovvio, se io da ingegnere vado a fare il colloquio per data scientist, mi vanno a chiedere quello tecnico specifico. Io voglio invece mostrare che ho molto di più rispetto a quella cosa lì. Quindi... Come lo racconti e come li fai sentire in quel contesto lì? Quello può fare la differenza. Alla fine è quello, escono, devono avere un ricordo di te, e non sempre basato su quello che hai detto, perché quello che hai detto è lo stesso che può aver detto un'altra persona, inteso come competenza tecnica. Certo. Un paio di aneddoti interessanti che posso raccontarvi su questi temi. Alle superiori, col problemi che vi ho detto prima, che avevo in grammatica, le raccontavo prima che iniziassimo a registrare, avevo forti difficoltà con latino, ho fatto lo scientifico. E mi accorgevo che praticamente a un certo punto, a furia di reiterazioni, che io studiassi 2 ore al giorno, 3 ore al giorno solo latino, e soprattutto che, questa è la cosa ancora più divertente, che ai compiti in classe io portassi il dizionario o meno, non cambiava nulla. Quindi cosa feci? Sono passato da fare i compiti in classe in un'ora di latino, in cui prendevo 5, a metterci 10 minuti senza neanche guardare il vocabolario, tradurre, avendo un po' di francese, inglese, italiano, reverse engineering puro, li consegnavo in un quarto d'ora, ero sempre il primo che consegnava, davo alla professoressa, me ne uscivo e me ne uscivo col libro di fisica. Quella mezz'ora, quei tre quarti d'ora in più, le dedicavo a studiare fisica. Fisica aveva una media del 7, terzo superiore. Nel giro di pochi mesi la mia media di latino scese, ma scese di un voto, a 4, la media di fisica salì a 9. Quindi la capacità anche nella vita di investire il proprio tempo sulle attività a vero valore aggiunto, che a volte sono le cose che ci appassionano veramente, non ci deve far paura. Alla fine mi sono laureato, diplomato con 105, quindi non è, cioè, quell'insufficienza di latino si è sempre riuscita in qualche modo a portare un po' più su, non è che mi avrebbero mai bocciato solo perché non sapevo il latino. Certe volte ci prendiamo troppo sul serio, i professori ci prendono troppo sul serio su certe tematiche. Quindi capisco la preparazione verticale, la passione che può avere uno, così come noi non potremo mai competere, perché ci sono tante ore dietro con chi, cioè se mi faccio un corso su YouTube di chitarra e chi suona chitarra da 20 anni, che ha fatto solfeggio, ha fatto tutto quello che ci va fatto, non so se si fa solfeggio sulla chitarra, però comunque ha dedicato le ore in quella skill verticale. Io personalmente non sono mai stato la persona che ha dedicato ore in una skill sola, perché purtroppo ho un mindset che mi dice che se investo solo su una cosa molto difficile, c'è una alta possibilità che se quella fallisce, fallisco io come individuo, e quindi là passi un periodo di crisi molto forte. Quindi quella passione unica è sempre meglio condirla con altri interessi, giusto statisticamente, poi su 1000 artisti uno ce la fa sempre, però gli altri... Sì, poi in generale è anche una questione tua di, cioè, curiosità. Almeno io in me stesso vedo che mi appassiono una cosa, quando mi appassiono vado sempre all in e poi passo quella dopo. Esatto. Che a volte è un problema, cioè a volte ho tanti progetti iniziati e non finiti, cose iniziate e non finite, però in generale... Però sono quelli che sono dato, se vogliamo, l'input per sviluppare una skill o accendere una parte del cervello che non si era mai accesa, poi si è passata alla successiva. Cioè, per me quello, certo, è la normalità, è quello che probabilmente in quel libro sottolinea di più di tutto, cioè quello sviluppare senza approfondire necessariamente all'infinito, ma ci sta che ogni tanto cambi interessi
poi che non sia la stessa nelle relazioni, eccetera, eccetera, però non può succedere, insomma, necessariamente una cosa negativa. Ci sta, io direi che sì, non so neanche quanto abbiamo fatto perché non ho cronometro, niente. Corazzata Potemkin. Sì, esatto, adesso vedremo se... È stato molto interessante. Esatto. Va bene, allora ringraziamo Fabrizio. Ringraziamo Fabrizio, consigliamo a tutti di guardare e ascoltare più che altro il suo podcast Innovation Waves, giusto? E Spotify, su Spotify, e poi di seguire la tua pagina Instagram, giusto? Dude Rinaldi. Perfetto.